Allora, la studiosa tedesca Ursula Wolf ha scritto che la filosofia, se vuole essere un'impresa remunerativa, deve essere guidata dalla domanda sulla vita buona. Ora, il tema della felicità, ha sempre rappresentato nel corso della storia della filosofia un tema di grande interesse. E più nello specifico, probabilmente nella storia della filosofia antica, in cui il tema dell'eudaimonia rappresenta il tema per eccellenza. In questi incontri, cercheremo di avvicinarci al tema della felicità, in Aristotele e, anche in una certa misura a partire da Aristotele, cioè cercando di trovare, nelle trame di questo pensatore di 2500 anni fa, delle risposte alle nostre domande, o quantomeno potremmo cercare di avvicinarci a questo pensatore cercando degli elementi che possano aiutarci a formulare meglio le nostre domande. E una delle domande fondamentali dell'esistenza è proprio questa: che cosa vuol dire essere felici? Probabilmente tutti, almeno una volta nella vita, si sono posti questa domanda e molti probabilmente si sono affacciati a tale questione in momenti isolati della vita, di fronte a un evento straordinario, a una situazione drammatica. E allora può capitare che questa domanda irrompa, come dire, nel grigiore dell'esperienza quotidiana come un flash, come un bagliore. Ma magari è una domanda che, come capita spesso, viene subito archiviata. Perché? Perché si crede che ci siano cose più importanti di cui occuparsi, cose più concrete a cui pensare, no? Piuttosto che lasciarsi andare a questi sentimentalismi. O forse si crede che la felicità esiste, sì, ma sia un'esperienza per pochi, oppure che sia, che copra uno spazio troppo breve dell'esistenza per meritare attenzione. E quindi la vita, come si sente spesso dire, è un'altra cosa. E, come dire, pensiamo a cose più serie, pensiamo a cose più importanti. Ma se davvero la vita rispetto alla felicità è un'altra cosa, se davvero la vita non è imparentata con la felicità sin dal suo inizio, e se non fosse assunta allo scopo di essere ben condotta, cioè, se l'uomo venisse al mondo semplicemente per vivere e non anche per vivere bene, allora forse, per dirla con Leopardi, l'uomo dovrebbe essere davvero consolato per il fatto di essere stato generato. E in realtà la domanda che cos'è la felicità, ci insegnano i filosofi, non è una domanda come le altre, anzi, è una delle poche domande, se non forse l'unica, in cui ne va della vita stessa. Non possiamo infatti interrogarci sulla felicità senza interrogarci in primo luogo su noi stessi, sulla nostra vita, su dove siamo e su dove vorremmo andare, su ciò che siamo e su ciò che vorremmo essere. E questo, per esempio, Platone lo aveva già espresso in maniera chiarissima nella Repubblica, dove Socrate afferma che indagare sulla felicità non è affatto una questione di poco conto, perché significa interrogarsi su come si deve vivere. E in questa domanda particolarissima e insieme fondamentale, la vita diventa insieme soggetto e oggetto d'indagine. E come ha osservato per esempio Erich Fromm, nell'arte di vivere l'uomo è insieme l'artista e l'oggetto della sua arte, lo scultore e il marmo, il medico e il paziente. Quindi, in qualche modo, quando ci si interroga sulla felicità e sulla vita buona, la vita è in qualche modo, chiamata ad indagare sulla vita stessa. Quindi, nella ricerca sulla felicità, la vita, oltre ad essere insieme soggetto e oggetto di indagine, è anche punto di partenza e obiettivo finale, domanda e risposta. Perché? Perché è proprio a partire dalla vita che attingiamo, le domande ed è vivendo che rispondiamo alle domande stesse. E da dove infatti possiamo attingere la risposta alla domanda che cosa significa essere felice se non dalla nostra vita? Questo Aristotele lo ha espresso chiaramente all'inizio dell'Etica Nicomachea, che è una delle sue etiche. E Aristotele dice: e infatti giustamente è a partire dalle forme di vita che si giudica che cosa siano il bene e la felicità.
La gente, dice Aristotele, trae la risposta alla domanda su cosa significa essere felice a partire dal proprio bios. E bios significa appunto forma di vita, orizzonte esistenziale, stile di vita, potremmo dire. Cioè la vita che uno ha vissuto fino a quel momento e a partire dal quale elabora diciamo la risposta alla domanda su che cosa significhi appunto vivere bene. Martha Nussbaum ha ricordato, a proposito di questo tema, quanto segue. Aristotele non sostiene che nel costruire una concezione dell'eudaimonia siamo liberi di dire tutto quello che ci piace. Egli sostiene che le nostre convinzioni, le nostre esperienze fondamentali intorno al valore, determinano quello che noi possiamo scoprire del mondo e di noi stessi. Questo significa che ci troviamo da sempre all'interno di un processo a feedback, cioè siamo da sempre inseriti in una situazione, appunto in un bios, che contemporaneamente e continuamente ci preclude alcune prospettive, ce ne apre altre, perché il bios appunto è un orizzonte di senso, è ciò nel quale, a partire dal quale leggiamo il mondo e ci muoviamo nel mondo. Questo spiega anche perché le risposte alla fondamentale domanda, appunto, che cosa vuol dire essere felici, siano necessariamente molteplici. Questo significa anche che la questione della domanda, quando ci si avvicina al testo aristotelico, necessiti di essere declinata al plurale. Cioè, la felicità, cioè una domanda di felicità e una domanda sulla felicità. E queste due prospettive sono chiamate a relazionarsi, ma sono assolutamente diverse. La domanda di felicità che cos'è? È quella tensione universale e inestirpabile ad essere felici. È una caratteristica, una tensione che caratterizza tutti gli esseri umani, il desiderio di vivere realizzandosi in qualche modo. Già Platone nell'Eudaimonia aveva espresso benissimo questa universale tensione e aveva detto appunto: tutti noi uomini desideriamo star bene, non vi è nessuno che non lo voglia. E con queste parole Platone appunto esprime appieno il senso di quella ineludibilità della domanda della felicità e la pervasività del desiderio appunto di essere felice. Ogni individuo desidera essere felice. Paradossalmente, come dice Pascal, anche chi si impicca desidera essere felice. Quindi c'è questa volontà di essere felici che accomuna tutti gli individui, c'è questa domanda di felicità, c'è questa tensione desiderativa verso quello che in greco si chiama telos, cioè obiettivo, scopo dell'esistenza. E questo scopo è ciò oltre il quale non si può procedere. Nel simposio di Platone si legge, in perfetto accordo, tra l'altro anche su questa specifica questione con Aristotele, dice Platone: non c'è più bisogno di fare questa ulteriore domanda. Chi vuole essere felice? A che scopo vuole essere felice? Perché la risposta ha ormai raggiunto il suo fine. Questa volontà e questo amore, credi che siano una cosa comune a tutti gli uomini e che tutti vogliono possedere? Proprio così dissi, che sia una cosa comune a tutti. Cioè, tutti desiderano essere felici, ma in più la felicità deve essere vista come una sorta di punto di partenza, oltre che punto di arrivo, una sorta di postulato, cioè ciò a partire da cui l'esistenza riceve un orientamento, ciò oltre il quale non si può procedere. Questa stessa movenza, questo individuare nella felicità una sorta di postulato esistenziale, potremmo chiamarlo, viene chiaramente delineato da Aristotele nell'Etica Nicomachea, in cui dice Aristotele: se non c'è un termine ultimo del desiderio in vista del quale desideriamo tutto il resto, ogni altro desiderio perde contenuto, perde utilità, viene svuotato. E vorrei leggere il passo in questione. Quindi, se delle cose che facciamo vi è un fine che vogliamo per se stesso, mentre le altre cose le vogliamo a causa di questo e non scegliamo ogni cosa a causa di altro, in questo modo infatti si procederebbe all'infinito, cosicché l'aspirazione, il desiderio, sarebbe vana e inutile. È evidente che questo verrebbe a configurarsi come il bene e la cosa migliore.
Quindi, se le cose stanno così, se c'è questa universale domanda di felicità, sembrerebbe naturale affermare che l'uomo si interroghi sulle modalità di realizzare questa felicità, cioè che a una domanda pressoché universale di felicità corrisponda una analoga domanda sulla felicità. In realtà le cose non stanno così, perché come ha osservato sempre la studiosa Wolf, che abbiamo ricordato all'inizio, come si concilia la tesi secondo cui la domanda relativa alla vita buona si presenta ad ogni uomo con l'osservazione per cui nella dimensione quotidiana molti uomini non riflettono su tale domanda? Cioè, in altre parole, è possibile che l'uomo dimentichi di rispondere a una delle domande più urgenti della propria esistenza, quella domanda della cui risposta nel val vivere stesso? Cioè, perché insomma l'uomo rinuncia a chiedersi che cosa vuol dire vivere bene limitandosi a vivere semplicemente? E certo, questa è una domanda difficile, anzi forse è una delle più difficili, ed è tanto più difficile, ricorda Aristotele, proprio perché apparentemente semplice, perché molti hanno cose da dire sulla felicità, ma questo appunto la rende particolarmente ardua, rende particolarmente difficile appunto riempire di contenuto questo obiettivo, questa eudaimonia. E quindi succede che ciò che è massimamente alla portata di tutti, nel senso che tutti, dicevamo prima, tendono alla felicità, nel momento in cui diventa oggetto di una riflessione consapevole, si ritira dalla sua universalità e diventa appannaggio di pochi. Cioè ciò che è massimamente connesso alla vita e alla vita quotidiana finisce per diventare una sorta di problema aleatorio, oggetto di dispute filosofiche, iperuraniche, sganciate dalla realtà. Si potrebbe obiettare naturalmente che non tutti gli esseri umani sono in grado di elaborare consapevolmente delle risposte a questa domanda, ma che comunque appunto inconsapevolmente si dirigono verso questo obiettivo. Oppure, cosa che accade forse più frequentemente, molti formulano queste domande, una possibile risposta, sulla base di proposte di senso già prestabilite, cioè sulla base di stereotipi, sulla base di modelli di felicità preconfezionati, che hanno il vantaggio di essere molto belli, molto luccicanti, ma spesso, come dire, spendibili da tutti, come si dice, ma adatti a nessuno. Modelli che appunto risultano molto attraenti in virtù della loro semplicità. Invece la ricetta aristotelica è una ricetta che si muove, potremmo dire, sul versante opposto, perché il modello di felicità che ci propone Aristotele richiede molta fatica, richiede un lungo lavoro su se stessi e richiede soprattutto una capacità di adattarsi alle circostanze, alla mutevolezza del mondo che ci caratterizza e quindi estrema fatica, ma solo in questo senso la felicità può essere davvero una felicità su misura e in questo senso anche si può dire che da questo concetto di misura trae origine una nozione di felicità curvata sul singolo, curvata appunto sulle differenze individuali e naturalmente questa nozione di felicità come felicità su misura ci permette anche di recuperare la questione da cui siamo partiti, della domanda sulla felicità, perché da questa domanda sulla felicità derivano risposte diverse che abbiamo detto sono il frutto di bioi diversi, cioè di forme di vita diverse, e forme di vita diversi che permettono di costruire felicità diverse, perché la felicità naturalmente si dice al singolare ma si dà sempre al plurale. Ecco perché appunto Aristotele ci dice che la formula della felicità non esiste, ma esistono tante diversissime vite felici che si tratta di costruire, come dicevo prima, faticosamente e di ritrovare ogni volta con impegno e con dedizione. Ma sulla questione della felicità su misura ci soffermeremo più nello specifico la prossima volta.